subito effettuato il rimessa da parte della Lazio, c'è questo pallone dentro, ma ci sono tre giocatori, anzi no, è rete di Simeone. Però alla meglio Stam, attenzione a Stam, ancora un cross, Stankovic, palo, incredibile palo di Stankovic. Contrastato da Corini, Fiore, apertura per Claudio Lopez, Claudio Lopez, poi il colpo di testa, Corradi, rete, 2-2. Ancora Claudio Lopez, ancora per Manfredini, schiaccia Inzaghi, traversa! Posizione a lui meno favorevole, cioè il corner battuto da destra, la sua battuta, e il gol della Lazio, che riesce a portarsi in vantaggio proprio con Simeone! Da Stam, vediamo un po'. Mihajlovic e poi Stam! No, incredibile, incrocio dei pali e palla fuori! Stankovic ha saltato Ambrosini che ha provato a fermarlo con le cattive, adesso Fiore dentro per Stankovic prova l'1-2, Stankovic, poi Lopez, rete, Claudio Lopez. Va bene, manderò un fax. Buon movimento di Corradi, evita anche Foglio, largo per Stankovic, al centro c'è Lopez, il tocco ancora per... e c'è il gol della Lazio con Cesar! Chiudere gli spazi per gli attaccanti. Attenzione a Lopez, il suo suggerimento, posizione sì. Regolare a rete, il gol di Inzaghi e Lazio che si porta in vantaggio. Lo scambio con Liverani, ancora Liverani, quindi possibilità per Castroman, si muove bene la Lazio, c'è il taglio dentro di Chiesa, pallone però largo verso Lopez, c'è anche Cesar profondo, prova ad andare Lopez, attenzione all'opportunità, il tocco dentro verso Chiesa, rete, 2-0. Con la nostra maratona fin dal primo pomeriggio e poi dalle 19:30 avremo il prepartita, attenzione intanto ancora Lopez, tocco per Chiesa, possibilità Chiesa, ancora lui, Rossi che risponde, Chiesa, rete, 3-0 e doppietta per Enrico Chiesa. Anzi, in attacco con Cesar, Claudio Lopez, palla buona per Fiore, palla di Fiore, Cesar, Stankovic, via libera per Favalli, va a chiudere Cafu, cross di Favalli, Panucci, Zeminato, gol Fiore. Fiore, non trova sbocchi Cesar per il cross, si rifugia su Mihajlovic, ancora Stam, Claudio Lopez, tallonato da Candelà, ancora Lopez, parte il cross di Lopez, gol! Stankovic, 2-2! Eccolo qua, lo rivediamo, ha preparato il cross, è tagliato forte proprio per l'attaccante, qui Stankovic. 2 chiama Mihajlovic. Ecco qua Mihajlovic, palla bassa, Cribari, poi Corradi, rete! Lazio in vantaggio! Recupera la Lazio, Corradi, pallone per Claudio Lopez, attenzione uno contro uno con Azzori, va subito in chiusura Agostini, si fa vedere Fiore, buono il movimento di Fiore, palla nel mezzo per Stankovic, Lazio in vantaggio! A sorprendere un Castellazzi incolpevole, il tiro, la deviazione di Pierini e la palla fa sponda e va dentro. Avanti il cross, dentro a cercare Claudio Lopez, il pallone controllato col sinistro, palla all'indietro, il tiro e ancora il gol, Lazio che raddoppia con Stankovic! Qui il cross di Lopez, Corradi, in acrobazia, intercetta e mette alle spalle di... Incoraggiamento, tutto pronto, parte Mihajlovic, palo! Lo mette in mezzo, col sinistro lo fa, non esce Ferron, colpo di testa, la traversa di Corradi, stupenda! Per quello che abbiamo visto, Nino, un vantaggio assolutamente meritato, ne parlavamo adesso della pericolo. Per Lopez, posizione regolare, attenzione, era di rigore, Lopez, palla sul destro! Niente da fare, la palla oggi non entra. Simeone, il lancio velocissimo per Lopez, scatta Lopez, attenzione di rigore, palla a terra, esce Ferrara. 2-1, Claudio Lopez. Attenzione al lancio, posizione regolare per Stankovic, area di rigore per Cesar, area di rigore in mezzo Lopez, il 3-1. Sull'azione precedente, qui seguiamo ancora Lopez, Fiore, il cross di Fiore, colpo di testa, palla dentro, Corradi la rovesciata, il gol, Corradi! Lazio in vantaggio con Bernardo Corradi. Di Corradi che va a mettere dentro il pallone del... Grande esperienza, quindi. La battuta di Mihajlovic e il gol di Lopez. 2-0, splendido gol di Claudio Lopez. Qui si avventa ancora Lopez. Lopez vince l'ennesimo contrasto, apre al centro, possibilità per il terzo gol della Lazio e arriva il gol straordinario del 3-0 di Cesar. Chiesa,
ancora Chiesa, si prepara per il tiro, pallonetto in area, invece Corradi, rete, e sono 4. Uno, ecco qui il replay, palla tagliata dal calcio d'angolo, stacca sul primo palo Simeone, anticipa tutti, incrocia bene sul secondo palo, bene, pallone che resta lì, prova la traiettoria con il sinistro ed è il gol del pareggio. Ganna guarda il Ben, si vede forse meglio da questa azione, il pallone che sfila, non lo tocca nessuno, Lopez là in fondo, controlla con il sinistro il suo tiro deviato proprio da guarda il Ben, e il gol del 2-2 nel secondo. La posizione di Corradi forse si intuisce meglio da qui, Corradi rientra, il cross arriva dal fondo, sembra il tentativo di Claudio Lopez, Lopez contro Toldo. Tutto pronto, parte Lopez, rete, Lazio in vantaggio, ha segnato Claudio Lopez. Subito l'apertura per Fiore, si sta liberando dall'altra parte Lopez, Corradi punta Pasquale, anzi Fiore punta Pasquale, ancora Fiore, due uomini su di lui, tocco all'indietro, tiro di Stankovic, diventa un assist per il 2-0 di Lopez. Corradi a vuoto sia lui che Pasquale, Lopez, 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 rete, 3-0, tripletta di Claudio Lopez. Nella zona di Fiore, ancora Fiore, lascia sul posto Pasquale, palla dentro, Corradi, traversa strepitosa colpita da Corradi, rientrare verso il centro, e a quel punto era in inferiorità numerica. E Stefano Fiore, 1-1, ancora il colpo di testa decisivo di Corradi, il pallone è largo per Fiore. Qua si coordina in una maniera fantastica Fiore, incrocia benissimo. Cesar ancora va via, cerca il pallone centrale. Altro pericolo per la Juve, Stankovic. La palla al limite dell'area di rigore, c'è il gol del vantaggio! Stefano Fiore! Ehi, la palla è lì, la lascia rimbalzare, guardate, si coordina e la colpisce di esterno destro. C'era uno spiraglio quasi impossibile perché Dumale non riesce ad attaccare. Attenzione, possibilità adesso per Claudio Lopez, occasione per lui, in rete! Il gol della Lazio con l'invenzione per Claudio Lopez. Per la Lazio con 25 secondi c'è da giocare. C'è anche superiorità numerica. Eh sì, adesso. Tocco verso Sorin, da parte di Stankovic, prova ad andare Sorin, attenzione a Lopez, pallone che rimane in mezzo, occasione, conclusione, rete! Il gol del 2-1, Stefano Fiore. Attenzione Fiore, opportunità con la conclusione violenta, improvvisa. Bravo. Da parte di Claudio Lopez verso Liverani, poi Favalli, Fiore, ancora Liverani, prova a cambiare lato Corradi, ha il tempo per controllare, il tocco dentro, posizione regolare per Claudio Lopez, il pallonetto, traversa di Lopez, movimento di Fiore contenuto da Lanna, non è finita però Fiore, il tocco dentro, poi attenzione, spazio per Giannichelli a sinistro, pallone che termina sul palo, poi Inzaghi fuori, vuole il movimento da parte degli attaccanti, la battuta di Fiore, il cross in mezzo, colpo di testa, rete, pareggio della Lazio, il colpo di testa di Simeone. Buona l'idea, Chiesa al volo, pallone che scheggia la traversa. Simeone e Corradi possono far male, parte il cross di Chiesa, colpo di testa a rete, sempre lui. Il gol di Simeone. Corradi, attenzione a Favalli, c'è spazio, il sinistro, ottimo l'assist, Lopez, traversa. Questa trama della Lazio, dentro c'è Lopez, arriva anche Stam, Corradi cerca il pallone basso deviato, Lopez Dida, Deia! C'è Lopez sul pallone. E il Chioco! Pallone per Simic. Centrale il suggerimento a Stankovic. 4 contro 3. Possibilità per la Lazio. Stankovic vuole il tiro forse. Stankovic ancora. Stankovic traversa. Ha anticipato un Kalac che non ha fatto in questo caso valere i suoi due avanti per il centro del gioco. Questo era il palo di Corradi che anticipa perfettamente Sogliano. Giocatori Perugini. Qui la deviazione aerea da parte di Odio. Posizione di ala sinistra, deve rientrare dal fuorigioco Corradi, Cesar lancia se stesso, intelligente il brasiliano che ha evitato di servire Corradi, finito oltre la linea difensiva della Roma, adesso sta attaccando Gianni Chedda, palla per Stankovic, Chiesa prova a mettere dentro, Stankovic, posizione regolare, Stankovic, rete, Lazio in vantaggio, stupendo il pallonetto di Dejan Stankovic. Dejan Stankovic ha realizzato il suo quinto gol in campionato, sicuramente il più bello, forse il più importante della Lazio, lo batte Mihajlovic, 8 gol di Lopez, il cross di Lopez, Corradi, Corradi, petto a Grella, Fiore scatena subito l'azione d'attacco, è partito Simeone, 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 rete, Simeone. Stasera il piede ha battuto punizioni e calci d'angolo molto bene, per cui secondo me potrebbe pure provarci, poi insomma sono 3-1 per cui. Batte Mihajlovic, Castroman, Castroman ha segnato di testa.
possibile anche il suggerimento in mezzo, la conclusione da parte di Lopez e pallone che termina in rete, il gol dell'1-1, la gioia incontenibile per Stankovic. Là, gioca troppo di prima, attenzione però. Eh sì, perché c'è adesso la possibilità per Favalli, pallone che viene deviato, attenzione, opportunità in mezzo, momento di Corradi, Fiore, 1-0 Lazio. Di Ferrolla battuta in mezzo, pallone che viene allontanato, il recupero, attenzione alla possibilità per Cesar che difende questo pallone. Quindi il tocco ancora verso Stankovic, gran giocata di Stankovic verso Mihajlovic, il cross con il sinistro, pallone in mezzo, colpo di testa e pallone che torna in rete, 2-0 Corradi. Mihajlovic con il sinistro in mezzo, colpo di testa, traversa, nuovo tiro dalla bandierina, pallone in mezzo, colpo di testa di Negro, poi Pancaro, salvataggio sulla linea e poi la conclusione che termina in rete ed è il gol del 3-0. Adesso Claudio Lopez ha l'opportunità per il 3-0, è pronto ad andare Claudio Lopez contro Ferron. Ancora qualche istante, parte il Fioco Lopez ed è il 3-0 e partita a questo punto chiusa. Sì, un giocatore che può stare sulla marcatura, che può marcare e ripartire, credo è mossa tattica perché in questo caso, attenzione, attenzione a Corradi, tiro e pallone in rete, la rete di Inzaghi. Sulla rimessa Oddo, Stankovic, Claudio Lopez, Stankovic, Stankovic, palla sulla traversa. Ancora Liverani, buon movimento di Oddo, palla nel mezzo e poi il colpo di testa vincente di Corradi. Palla sul secondo palo, Couto la mette dentro, la palla è lì, spalla di Stankovic. Pronto a battere ancora Oddo. Palla tagliata e c'è il gol di Simone Inzaghi. Lazio, tutto pronto, parte Fiore, destro Buffon, no. Buffon ha parato. Tutto pronto per il calcio di rigore in favore della Lazio, ma Paparesta deve far uscire dall'area di rigore tutti i giocatori e metterà particolare attenzione a questo. È tutto pronto, parte Simone Inzaghi, destro, rete, spiazzato Pagliuca, allontana Couto, palla che è rimasta lì al limite dell'area, è ripartito adesso Claudio Lopez, 3-1, Lazio in vantaggio con lo scatto di Lopez, ancora Lopez se ne va velocissimo, prova a mettere dentro, Favalli, rete, rete, Favalli. Pare che nessuno voglia andare sul dischetto, alla fine si decide Mihajlovic e c'è un applauso di incoraggiamento fortissimo all'Olimpico. Vediamo un po' se ce la fa Sinisa Mihajlovic a trasformare questo calcio di rigore. Momento importante, tutto pronto, Mihajlovic, rete, 1-1. Attenzione all'attacco di Claudio Lopez che mette dentro e c'è il gol di Cesar, gol di Cesar. Atalanta sul Como, quindi ancora parità tra Atalanta e Regina per evitare la retrocessione. Oddo Lopez, rete, 3-1 Claudio Lopez. Guardando il pallone quasi gli è toccato la schiena, vediamo Lopez. Torna a tirare Lopez, la botta e la rete. Lopez segna il suo gol che è il saluto probabilmente alla Lazio. Sweet dreams of rhythm and dancing, sweet dreams of passion through the night, sweet dreams are